1200-1300 tra le sale più importanti di Assisi, appartenente ora al comune, in un'epoca abbastanza recente è stata trasformata in teatro e poi ripristinata in quello che è sempre stata la sala delle grandi decisioni della città di Assisi, spesso decisioni difficili in tempi di guerra, di contrasti sia antichi tra guerre, ad esempio Assisi contro Perugia, che ha visto Francesco d'Assisi perdere a nome del suo comune di Assisi ed essere prigioniero a Perugia, fino ai tempi più recenti, con visite eminenti, con Gorbaciov, con la firma, la codifica dei patti lateranensi tra Chiesa e Stato italiano, che noi sempre riferiamo a Roma, al Vaticano, ma qui sono nati. Guardate la presenza francescana in tutto questo, quanto è forte, che il ritmo alternato dei simboli che vedete nella parte a corollario, sotto il cornicione di questo tipico cassettone umbro di legno, sono alternati con lo stemma di Assisi e quello dei francescani, dei frati minori, Pax et Bonum, pace e bene, saluto di San Francesco, datato 1226, esattamente la morte di San Francesco. Noi ci stiamo avvicinando fra due anni agli 800 anni della ricorrenza della morte di San Francesco. Sapete, stiamo vivendo una serie di 800 anni di, iniziati nel 2023, l'anno scorso, 800 anni dell'invenzione del primo presepe vivente della storia, a Greccio, provincia di Rieti, ad opera appunto di San Francesco, che è un istrionico, è un artista, è un vostro collega perché è cantante, musicista. Sapete che il Cantico delle Creature è un cantico, voleva fosse cantato, e lui cantava andando per paesi e borghi, raggiungeva un paese, si informava dove stava la piazza e lì predicava, a volte cantando, e 20-30 uomini maschi seduta stante si facevano frati. La potenza comunicativa di questo personaggio a tutto tondo, che è poeta, cantante, musicista, ben inteso che cominceremo a raccontare nell'anniversario degli 800 anni del Cantico 2025, che la musica del Cantico è stata codificata, qui c'è un coro dalle Marche, da Fra Pacifico di San Severino Marche, considerabile coautore del Cantico delle Creature, che qui è rappresentato in questo trittico. Questo trittico vede San Francesco al centro, a sinistra San Rufino, vescovo di Assisi, e frate Elia, uno dei primi successori di San Francesco, con sullo sfondo Assisi e la Porziuncola, mentre a destra abbiamo Santa Chiara e le prime Clarisse. Mi piace pensare come prime Clarisse sono tre, mi viene da pensare che siano, e sappiatelo, la madre e due sorelle. Quindi Santa Chiara da qui vicino, abbiamo qui sotto la casa natale di San Francesco, e nei dintorni c'è anche la casa di Santa Chiara. Santa Chiara è nobile, se lo vogliamo dire anche superiore a San Francesco, sa che non può, come altri compagni di San Francesco, lasciare tutto e seguirlo, perché la bastonerebbero. Esce una notte, smontando mattone per mattone la cosiddetta porta del morto, perché qui c'era una porta nelle famiglie, soprattutto le più nobili, dove uscivano solo i defunti. Smontavano i mattoni quell'occasione e usciva la bara. Chiaro che chi esce dalla porta del morto non fa più ritorno in quella casa. Santa Chiara smonta una notte la porta del morto. Pensate che tenacia, che forza per comunicare: io qui non torno. Poi l'hanno cercata tutti i parenti, dai padre, la madre, gli zii, tutti, ma alla fine madre e due sorelle si fanno Clarisse. Ecco, in questa sala avremo il piacere di iniziare questa parte pomeridiana di Incanto sulle vie di Francesco. Lo dico per chi venisse da fuori, è una serie di eventi che è giunta all'undicesimo anno, replicandosi dalla parte iniziale dove è nata qui a 20 km in Umbria, a Valfabbrica, fino a raggiungere tutto il centro Italia, da 11 anni con una dozzina più o meno di eventi in altrettante zone
del centro Italia. Ieri eravamo nelle Marche ad Osimo, siamo stati a Greccio, alla Verna, a Rieti, a Perugia, a Lucera Umbra, a Terni, a Trevi, e ad Ancona, e oggi conclusione finale con 16 cori qui ad Assisi. Vediamo l'orario, non so se il terzo coro vuole approfittare di questi 10 minuti per una prova vocale, altrimenti attendiamo ancora qualche minuto l'inizio e poi daremo il via al nostro evento. Pace e bene di nuovo, questa volta è l'inizio ufficiale del nostro appuntamento qui alla Sala della Conciliazione, mentre in altre quattro sale contemporaneamente a quest'ora stanno iniziando anche altri vostri colleghi per ritrovarci tutti nella Basilica Superiore alle 18 con un gran finale dove ognuno dei cori offrirà agli astanti un pezzo e alla fine concluderemo con il cantico delle creature di Padre Domenico Stella a cori riuniti, e questa del 23 giugno 2024 nell'ambito della Giornata della Musica qui ad Assisi è la conclusione ufficiale di una serie di 13 eventi che, lo ricordavo prima, abbiamo svolto fino a ieri, partendo da due mesi fa, in tutto il centro Italia. Oggi sono presenti cori da Terni, Civitanova Marche, Gubbio, Fogliano della Chiana, Valtiberina, Ancona, Umbertide, Pieve Santo Stefano, Allerona, Cannara, Deruta, Terni e Assisi e Iesi e Fossato di Vico. Una presenza larga, tanto quanto è stata larga la zona in cui il cavallo di San Francesco, cioè i suoi piedi, hanno praticato l'Appennino in nord, sud, centro, est, ovest, è arrivato fino in Terra Santa. San Francesco girava i borghi e le città. Assisi, importantissima, risplende come una lampada, una luce conosciuta in tutto il mondo, ma anche altre zone nella periferia di Assisi, sia in Umbria che in altre regioni, hanno avuto il passaggio di San Francesco, e uno dei compiti principali di Incanto sulle vie di Francesco è proprio quello, camminando e cantando, di scoprire dove è stato San Francesco, cosa ha fatto, cosa ha detto, per poi, dopo aver fatto questo grande compito di ricerca interregionale, ritrovarci tutti come oggi qui ad Assisi. Quindi è un grande onore e vi ringraziamo della vostra presenza sia nelle località dove siete stati in questi eventuali 11 appuntamenti nei mesi precedenti, sia per oggi. Grazie di essere presenti al coro polifonico Canto Libero di Alleona Terni, al coro Alto Tiberino di Pieve Santo Stefano Arezzo e al coro Brunella Maggiore di Iesi Ancona, e mi piace fregiarmi di far notare come tre cori, tre regioni, proprio a rappresentanza di quello che abbiamo detto. Perciò ora sono pronti, chiamiamole dietro le cosiddette quinte, ad allietarci con i loro pezzi, li accogliamo con un applauso, il coro polifonico Canto Libero di Alleona, diretto da Maria Luisa Manna. Da 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 da
Peace.
Benedicta
Maria Luisa Manno, un nostro grazie e ancora un applauso al coro folclorico Canto Libero di Allerone Terni. Grazie per queste 6 esecuzioni, l'ultima delle quali riporta proprio le parole di San Francesco in persona, mentre benedice l'amico frate Leone, e si firma, sappiatelo, non scrivendo il suo nome Francesco, ma con il Tau.